Salve a tutti ragazzi e benvenuti quest'oggi a questa nuova puntata di Asfalto Bollente che passa dalle 4 ruote alle 2 ruote. Qua per questo video ci sono sempre io, Legoast 90. Il video e insomma il gameplay di quest'oggi è del videogioco SBK Generation 2012 e devo essere sincero, io non ho mai giocato a... sì, beh, dire mai non è proprio corretto, però non ho mai provato un vero e proprio interesse nei videogiochi di moto quali Superbike o MotoGP e difatti vedrete che il gameplay non è neanche dei migliori, ma l'ho voluto appunto lasciare così. Sapete il perché? Perché ormai tutti noi siamo abituati a conoscere dei brand, dei videogiochi, dei titoli che ormai più o meno conosciamo, e nel momento in cui escono nei scaffali o comunque sono disponibili li prendiamo e iniziamo a giocare sapendo perfettamente cosa ci troveremo, sapendo già i comandi, sapendo come, diciamo, risponderà il nostro personaggio ai controlli. Ecco, qui mi ricordo, mi fa un po' tornare in mente quando una persona trova un videogioco che non conosce, che non... a cui non ha mai giocato e non ha la giusta sensibilità. Come potete notare qua, oh mio Dio, farò delle curve orribili, spesso fuori traiettoria. Ho deciso anche di aiutarmi con la scia perché non sono molto pratico. E proprio ci si, non so, riporta quello stato in cui una persona non è un po' neofita, si avvicina per la prima volta a un videogioco e deve man mano con l'esperienza andare a capire dove magari dovrà andare a staccare, capire qual è la possibilità che il mezzo gli darà, insomma tutte cose che si possono scoprire solamente con un videogioco nuovo, una piccola sfida tra se stessi, direi. Ecco, penso che ormai sia difficile trovare questo, perché ormai acquistiamo sempre i soliti videogiochi, diciamo, non so, ormai Battlefield, COD e altri videogiochi, adesso non voglio elencarli tutti che perderei solo troppo tempo, li prendiamo, sappiamo già cosa ci troviamo, sappiamo cosa dover fare, come farlo. Ecco, io per esempio mi sono trovato qua con SBK, un videogioco che ho preso solamente per fare questo video, perché molti di voi mi hanno chiesto: ma Lego, ci piacerebbe vedere qualcosa sulle due ruote? E allora ho detto, dai, cerchiamo magari di accontentarli, appena trovo qualcosa di utile per il mio fine, lo andrò a prendere, così giusto per proporgli un solo video. Ragazzi, non penso che ne farò più perché sono veramente scarso, lo potete vedere. Sì, sono anche un po' migliorato, però ho voluto proporvi il primo gameplay, così proprio il primo appena aperto il videogioco, per mostrarvi quanto ero scarso, ecco. E allora l'ho preso più per... potervi portare un videogioco sulle due ruote, ecco. Poi probabilmente ne farò un altro, ma su videogiochi come MX vs ATV. Quelli sono videogiochi che già preferisco e conosco meglio, sul fango, non sull'asfalto. Io sono più una persona che ama il fango e meno l'asfalto quando gira in moto. E comunque, insomma, non male come videogioco. Però se dovessi dargli un voto, io non lo so, cosa facciamo? Una scala da 1 a 10? Dai, facciamo una scala da 1 a 10. Gli darei un 7, perché ci sono urti come questi, vedete, dove vige la regola del rimbalzo. Urti una persona e ci si sposta in direzione opposta. È proprio molto gommosa come cosa, poco realistica. Poi, a livello di simulazione, io ho giocato solamente con i settaggi, insomma, intermedio, quindi non sono andato a verificare la simulazione di questo videogioco, anche perché se avessi messo una difficoltà simulativa, probabilmente io alla prima curva avrei accelerato troppo, mi sarebbe bloccato il posteriore e sarei volato, cosa che non è piacevole, ve lo assicuro, perché l'ho anche sperimentata nella realtà. Qua un altro di quei contatti, avete visto, proprio fatti male, piuttosto c'è un po' da lavorare sotto questo aspetto, e quindi comunque il voto per me è un 7, anche un po' a livello grafico, boh, niente di eccezionale. Volevo così darvi un piccolo voto, così questo è il mio, magari poi fatemi sapere il vostro. Gli amanti della Superbike probabilmente gli daranno un bel 9, perché Superbike dove la trovi? Anche perché di giochi di questo genere non ce ne sono tanti, io ho fatto davvero difficoltà a trovarlo questo titolo, anche perché non conoscendo l'ambiente non ero pratico su che videogioco orientarmi. Spero di trovare qualcosa sulla MotoGP, ma nada. E comunque il videogioco in sé è carino, ci sono varie modalità, single player, questa è una partita veloce, poi abbiamo la carriera, il multiplayer, delle modalità sfida, carino, una modalità dove si deve realizzare un giro nel tempo prestabilito, comunque inferiore, sì, se è meglio, avendo a disposizione solamente, non so, diciamo 30 secondi di frenata, brivido per l'ego che scivola, è una modalità carina, ci sono delle sfide. Poi si può anche creare il nostro personaggio, qua vedete le chiappe del mio personaggio con scritto SPEC o PEX, non mi ricordo, forse SPEC. Non so, non riesco a leggere, è comunque così carino, potete anche creare il vostro personaggio da utilizzare, anche scegliere lo stile con cui andrà a guidare la moto. Beh, tutto sommato, a me il videogioco non dispiace, però non è il mio genere.
E adesso chiedo a voi, insomma, voi amanti di questa serie, o comunque voi che seguite questa serie, e poi penso che ci siano tre persone che seguono questa serie. Allora, prima persona, segue questa serie magari perché la propongo io. Seconda persona, gli piacciono i videogiochi automobilistici. Terza persona è un amante dei video, non tanto dei videogiochi automobilistici, ma più che altro segue MotoGP, Formula 1 e tutte queste cose. Allora è interessato a vedere qualcosa su asfalto che insomma qua su YouTube manca davvero. E allora cerco ogni tanto di proporvelo. A voi, amanti del mondo motociclistico e motorsport storistico, motociclistico va bene, ma fatemi sapere cosa... Come vi pare questo videogioco? Magari alcuni di voi ce l'hanno e mi potranno anche dare un parere migliore, perché io insomma l'ho provato poco, lo conosco in maniera poco approfondita, ecco, diciamo così. Questo video era soprattutto per portarvi finalmente un videogioco sulle due ruote con la Superbike. Purtroppo niente MotoGP, non ho trovato nulla sulla MotoGP così di recente o che mi ispirasse, che costasse poco soprattutto. Comunque dai ragazzi, concludo salutandovi, ringraziandovi per la vostra cortese attenzione che avete prestato quest'oggi, e magari la prossima volta cercherò di proporvi qualcosa di più bollente, magari un video su Need for Speed pieno di grandi curve e belle carrozzerie. Wow, che volo, poveraccio. E con questa brutta caduta chiudiamo, ragazzi. Grazie per l'attenzione. Vi invito a seguirci qua su Jimbo Network e dei prossimi video. Ciao a tutti.